In uno di questi colli incontriamo un'intera famiglia che da molte generazioni si dedica al ferro battuto a scopi artistici. Il babbo Mario, i figli Alberto, Samuele e Alfredo, fino al nipote Giovanni, lavorano tutti insieme con grande entusiasmo. La loro officina è uno spettacolo da vedere e il loro racconto, con quella parlata lieve e aspirata dei toscani, gradevole da ascoltare. L'attività nasce con mio nonno. Indicialmente faceva il fabbro e faceva attrezzi agricoli. Poi invece mio babbo gli dà un tono diverso, comincia a creare lampadari, lampade, e questo, essendo un lavoro molto più creativo, ha preso campo. Ho iniziato a lavorare quando avevo 8 anni, durante le vacanze estive, stimolato da mia mamma, dal mio babbo. Mio nonno Mario e i miei zii mi hanno sempre incoraggiato e mi hanno fatto appassionare a questo bellissimo lavoro. Siamo suggestionati molto dal territorio in cui viviamo, dove la tradizione ci fa vedere molti esempi di ferro battuto, di decori ornamentali, urbani. E ovviamente siamo suggestionati anche dal nostro territorio naturalistico, le colline, i cipressi. Tutte queste cose ci stimolano a inventare nuove forme e a dare spazio alla nostra creatività. Siamo arrivati col nipote Giovanni alla 4ª generazione. Poter creare qualcosa con le mie mani, quindi le prime lavori che ho fatto erano dei piccoli portachiavi a forma di ferro di cavallo che facevo con delle rondelle. E mio nonno, mi ricordo, mi insegnava a inciderle. Ero il bambino più felice del mondo. E poi ho iniziato a fare dei piccoli candelieri a draghetto e da lì la passione è sempre rimasta costante, quindi è diventata poi la mia professione. Il legame familiare è fondamentale. Il nostro babbo ci ha dato questa bellissima opportunità di lavorare insieme. Questo lavoro è un punto di aggregazione proprio che consolida la nostra famiglia. Una prova che l'arte del ferro battuto, come dicono Alfredo e Giovanni, sia soprattutto ispirata al territorio e contagiata dalla sua bellezza, viene a pochi chilometri dalla fonderia. Appoggiata in cima ad uno dei suoi colli spicca una cittadina che il Papa Pio II affidò a metà del 400 all'architetto Bernardo Rossellino per farne una città ideale e a cui diede il proprio nome, Pienza. Di questo borgo progettato secondo